Questa storia inizia con una busta di plastica. Una busta presa in un alimentari per portare a casa un solo vasetto di yogurt. A casa ripongo la busta con le altre buste, accanto a una busta piena di altre buste. Non ci ho mai pensato, o non ho mai voluto pensarci. Sono una persona come tante, di certo non un fanatico ambientalista. Provo ad essere sempre informato e a fare la cosa giusta, ma non è così facile come sembra. Vivo in una cittadina del Colorado. È solo quando la mia città ha sfidato un'altra per vedere quale avrebbe ridotto di più l'uso dei sacchetti di plastica che ho iniziato a pensare alle buste di plastica. Abbiamo tutti tante buste, vero? Tutti facciamo la stessa cosa. Le raccogliamo, le stipiamo sotto il lavello, negli armadi, nei cassetti delle cianfrusaglie. Ogni tanto ne buttiamo qualcuna, perché in fondo sono usa e getta. Sono state create per essere buttate via. Ma affrontiamo la cosa. C'è un problema e non vogliamo ammetterlo. Solo perché la plastica è usa e getta, non significa che se ne vada via. E poi, via dove? Dov'è questo via? In effetti resta in giro per molto, molto tempo. Inizio a pensare agli oggetti in plastica. Molti sono pensati per essere usati meno di un giorno, o anche meno di 15 minuti. Allora mi guardo intorno. Quasi tutto sembra essere fatto di plastica. Può far male tutta questa plastica nella mia vita? E penso al modo in cui non va via, a come inquina, a come vola, galleggia, si accumula, intasa, si impiglia. Il modo in cui finisce in cose tanto grandi quanto piccole. Il modo in cui non potremo più sfuggire. Il modo in cui non avremo via d'uscita e dovremo tutti semplicemente alzarci e dire: basta buste! Sapete quando si nota qualcosa per la prima volta e da quel momento quella cosa è dappertutto? Oppure quando conoscete qualcuno e poi ovunque andiate c'è quella persona? A me è successo così con le buste di plastica. Erano dappertutto. Fatemi dire solo questo prima di tutto. La plastica è un materiale incredibile. È leggera, plasmabile, durevole, versatile, economica. Si possono fare cose fantastiche con la plastica. Negli anni 60 l'idea che la plastica fosse il trend del futuro non fu presa sul serio. Voglio dirti una parola sola. Solo una parola. Sì, signora. Mi ascolti? Sì, signora. Plastica. Non credo di aver capito. L'avvenire del mondo è nella plastica. A posteriori questa scena sembra una profezia più che uno scherzo. Siamo cresciuti al motto di usa e getta, uno stile di vita più facile e comodo. Perché lavare i piatti quando si possono gettare? La plastica è una risorsa incredibile, di grande utilità per la società e deve essere usata in modo intelligente. Il petrolio è troppo scarso e importante per essere gettato via sotto forma di una busta di plastica. Le buste di plastica sono fatte di polietilene, un polimero derivato dal monomero di etilene, che è fatto di... Di cosa è fatto veramente? Gli Stati Uniti usano circa 100 miliardi di buste l'anno, 12 milioni di barili di petrolio. In Nord America abbiamo grandi scorte di gas naturale e quindi le buste sono fatte con il gas. La materia prima per la plastica è il petrolio. In Nord America non usiamo il petrolio, ma il gas. Le buste di plastica sono fatte di polietilene, il che vuol dire petrolio. Allora cos'è? Petrolio o gas naturale? La conclusione è che derivano da combustibili fossili, risorse non rinnovabili. Perciò, una volta finite,
non ce ne saranno più. Il consumo mondiale di sacchetti di plastica è stimato intorno ai 500 miliardi l'anno. Come facevano la spesa i nostri nonni? Non c'è sempre stata la plastica, giusto? E se facessimo la spesa usando sempre la stessa borsa? Eliminare i costi delle buste di plastica sarebbe fantastico. In fondo è l'articolo di consumo numero uno nel mondo. Non useremo quelle piccole buste di plastica. Abbiamo le nostre. Tieni. Ecco fatto. Userò una delle mie buste anche per le noccioline salate. Perfetto. Arachidi in busta. Anne è la direttrice creativa di un quotidiano. Per fortuna è abbastanza in linea con le mie idee. Ci vediamo dopo. La adoro. Tutto il mondo sta vietando le buste di plastica, da Nuova Delhi al Bangladesh, dove le buste intasavano le grate delle fogne, provocando allagamenti. Fino al regno del Bhutan, dove le buste vengono vietate per favorire il PIL, il prodotto interno di Letizia. Nel 2008 la Cina vieta le buste di plastica ultrasottili. Nel primo anno ne vengono eliminate circa 40 miliardi. Nel maggio del 2009 l'Australia meridionale proibisce le buste di plastica, sperando di essere di esempio al resto della nazione. Tanzania, Uganda, Ruanda, Kenya, Zanzibar, Sudafrica, tutte vietano le buste di plastica ultrasottili. Molti paesi e città in Europa vietano o tassano le buste di plastica. L'Irlanda, facendole pagare, ha ridotto il consumo delle buste di plastica del 90% solo nel primo anno. Quanto vengono le buste? I sacchetti da asporto. 22 centesimi l'uno. 22 centesimi? Sì. Ok. È una norma del governo, non del negozio. È così in tutta l'Irlanda? Sì, dappertutto. Ci sono delle persone che non le prendono? Che portano le proprie borse? Sì, e tanti anche. È cambiata la richiesta di buste dopo la tassazione? Sì, da subito. È stata una campagna vincente. Per sapere cosa pensa la gente in Irlanda, c'è solo un posto dove andare. Il pub. Trovi buste di plastica nei cespugli, nei fiumi, nei canali. Le trovi ovunque. Sì, le tasse hanno migliorato la situazione. La birra non si serve nella plastica. Salute. Salute. Il villaggio di Modbury, in Inghilterra, è stata la prima città europea a liberarsi dalle buste di plastica, grazie ai commercianti che decisero di proteggere il loro ambiente costiero. Viviamo a 6 chilometri da alcune delle più belle coste del Regno Unito. È un patrimonio importante che dobbiamo lasciare in eredità alle generazioni future. Un alto funzionario delle Nazioni Unite sta sollecitando un divieto globale sulle buste di plastica, convinto che la plastica sia la più intensa forma di inquinamento degli oceani. Achim Steiner, direttore esecutivo del programma ambientale dell'ONU, dichiara: «Le buste di plastica monouso, che soffocano la vita marina, dovrebbero essere vietate ed eliminate dal nostro pianeta e tolleranza zero verso chi le produce». E negli Stati Uniti? 30 comunità rurali in Alaska vietano del tutto le buste di plastica. Nel giugno 2009, Washington diventa la prima città degli Stati Uniti a tassare le buste di plastica. La California è in prima linea nel dibattito sulle buste di plastica. San Francisco è la prima città della nazione a vietare i sacchetti di plastica. San Francisco caccia via quelle orribili buste di plastica presenti in ogni angolo della città. Le previsioni per l'industria della plastica erano nere. Lo stop definitivo cambia la vita delle persone, che devono rivedere le proprie abitudini.
Ma da quando è entrata in vigore la legge, non c'è stata neppure una protesta. È carta contro plastica. Giusto. Credo che si tornerà alle vecchie sporte. L'ho sentito dire anch'io. Dovete trovare una borsa che si abbini ai vostri maglioncini. Sì, assolutamente. Dopo San Francisco, altre città in California provano a bandire la plastica, ma vengono citate in giudizio dall'ACC, il Consiglio Chimico Americano, sostenendo che la scelta avrebbe spinto la gente verso buste di carta, danneggiando ancor più l'ambiente. Dovendo scegliere tra carta e plastica, l'industria della plastica afferma che la plastica è la scelta migliore, perché è molto leggera e ci vuole poco combustibile fossile per trasportarla. Ma quello che non viene detto è cosa accade alla nostra plastica quando finisce nell'oceano. Se anche questo fatto finisse nelle considerazioni, non ci sarebbe più niente da controbattere. Ma cos'è l'American Chemistry Council? Noto come ACC, il Consiglio Chimico Americano, con oltre 130 corporazioni, protegge l'interesse della plastica e dei prodotti chimici. Uno dei rami dell'ACC è il PBA, il gruppo che riunisce i produttori di sacchetti, che a sua volta ha dato vita a gruppi con nomi amichevoli come la Lega a favore del riciclo delle buste di plastica. E poi c'è Salvate i sacchetti. Sapete, come Salva la foresta pluviale, o Proteggi il panda, o Salvate il lamantino. Salvate le buste di plastica. Niente busta, niente busta. Non la vuole? Grazie. Ho dimenticato la borsa. Non la vuole davvero? No, grazie. Farò da solo, a mani nude. Va bene. La busta non è necessaria neanche per questa. Lo sapeva? Già. È sicuro della busta? Sì, ce la faccio. Vengono poco, però. Ce la faccio, grazie. Posso sicuro? Farcela. Ok. Grazie. Bene. Così, perfetto. Grazie. Grazie mille e buona giornata. La gente continua a riferirsi alle buste come ad un prodotto usa e getta. Oggetti monouso in plastica. Pensateci, perché si fabbricano delle cose che la gente usa per pochi minuti, utilizzando un materiale che durerà per sempre e che verrà buttato via? Che senso ha? Cose come i contenitori di yogurt, le posate in plastica, per non parlare delle merendine confezionate, del cibo in scatola, della pizza precotta, dei contenitori da asporto, tutte quelle confezioni create per essere strappate e gettate via, le buste degli snack, la carta delle caramelle, le cannucce e sicuramente quelle che più amiamo usare e gettare, le tre grandi B. Buste, bottiglie e bicchieri. Mi reco in una delle caffetterie di una nota catena. Diciamo solo che fa rima con Marbucks. Tutti i clienti sono seduti mentre bevono caffè, latte, tè, orzo e tutti con un bicchiere da asporto. Se è da asporto, è per le cose da portare via. E guarda caso, quel bicchiere ha un piccolo strato interno fatto di plastica. Lo sapevate? La vostra tazzona di caffè ha un rivestimento in plastica. Prendiamo un contenitore per caffè monouso. Ne vengono utilizzati circa 300 milioni di pezzi al giorno. Il caffè viene bevuto in 10-20 minuti. Se si tratta di polistirolo espanso, quel contenitore resterà in giro più a lungo del David di Michelangelo. Abbiamo appena scoperto una cosa fantastica. Sì. Non è così? È proprio così. Aspettiamo un bambino. Avremo un bambino. Sì, tesoro. Un bambino. Sì. Perché dovremmo produrre una tazza o una posata che usiamo per soli 5 minuti con una goccia di petrolio che impiega addirittura 70 milioni di anni a formarsi? Non ha senso. Nel 1970 gli Stati Uniti erano uno dei principali esportatori di petrolio e dal 2008 sono tra i maggiori importatori di petrolio. Thank you.
Questo è l'accanimento da confezione, una sindrome che colpisce milioni di persone. Pensate a quanto è assurdo. Confezioniamo tutto con la plastica. Persino cose che sono già impacchettate in natura vengono avvolte in plastica. Impacchettiamo la carta nella plastica. Impacchettiamo persino la plastica con la plastica. Ho fatto diverse fotografie della plastica usa e getta. Una di queste è un'immagine di 60.000 buste di plastica, ovvero i sacchetti consumati dagli Stati Uniti ogni 5 secondi. Bottiglie di acqua in plastica. Per me, una delle cose più folli della nostra società di oggi. Ci sono 1,2 miliardi di persone, circa il 20% della popolazione mondiale, che non hanno accesso all'acqua potabile quotidianamente. E nello stesso momento, noi sprechiamo indicibili quantità di denaro e di risorse trasportando acqua dalle Figi a Miami, dalle Alpi a Los Angeles, in modo che noi ricchi possiamo scegliere quale acqua bere da una bottiglia di plastica usa e getta. È una pazzia. L'acqua in bottiglia ha superato le vendite di birra e latte e presto supererà anche quelle delle bibite gasate. Servono 17 milioni di barili di petrolio per le bottiglie usate negli Stati Uniti ogni anno, mentre 2 milioni e mezzo di tonnellate di anidride carbonica vengono generate. Hanno speso centinaia di milioni di euro per dirci di bere più acqua. Hanno usato celebrità, modelli, atleti, in modo che il loro prodotto fosse associato al benessere. Le aziende pubbliche non hanno milioni da spendere in pubblicità che dica «L'acqua del vostro rubinetto vi renderà più attraenti». E così, nel 2008, abbiamo speso oltre 16 miliardi di euro in acqua imbottigliata. Per poter produrre acqua in bottiglia, è necessario produrre la plastica con cui sono fatte le bottiglie. Riempite di petrolio una bottiglia per circa un quarto. Questo è quanto petrolio serve per produrre la bottiglia stessa. Ma non è tutto. In aggiunta a questo, dobbiamo trasportarla. Se deve andare lontano, serve molta più energia, forse pari a un altro quarto. Il costo della bottiglia è enorme. E il costo di cui parlo è quello energetico. Nel resto del mondo non fanno proprio così. Andate in Germania, patria dei Würstel, di Beethoven, delle auto di lusso e dell'Oktoberfest. Qui prendono il riciclo della plastica molto seriamente. Raccolgo tutte le bottiglie di plastica e le porto al supermercato. Le metto in questa macchina e prendo in cambio una ricevuta. E questa ricevuta vale dei soldi. Questa bottiglia è stata usata 2 volte. Qui puoi vedere come dei piccoli segni che indicano quante volte questa bottiglia sia stata riciclata. Questa è stata usata 22 volte. Viene lavata, riempita, rietichettata e rimessa in commercio. Questa è tutta la plastica che ho raccolto quest'anno. Lei è Beth Terry. 2 anni fa ha deciso di non usare più la plastica e quella che non riesce ad evitare la raccoglie. Questi sono barattoli usati che contenevano sugo. Li porto con me quando faccio la spesa. Ci metto lo zucchero che prendo sfuso o le lenticchie. Ho smesso di usare le buste di plastica perché le odio. Ma Michael è uno che conserva tutto e che usa ciò che ha. Perciò lava le buste di plastica che abbiamo già. Questo è il bagno. Ovviamente non abbiamo sapone liquido. Usiamo solo quello solido. Beth preferisce i vecchi rasoi in metallo. Servono 3 lame, lo sai? Ma cosa dici? La prima lama tira fuori il pelo, poi la seconda lo tira fuori un po' di più, finché non arriva la terza che lo colpisce. Hai visto troppe pubblicità! Quando ero piccola non c'era l'acqua in bottiglia. La gente ironizzava quando cominciò a vederla in giro.
È stato il pensiero che qualcuno volesse danneggiare altre creature, altre persone ed il pianeta che mi ha allarmata. Ecco un riassunto dei fatti principali. Porta con te la tua sporta, il tuo contenitore per il caffè, la tua bottiglia per l'acqua e porta con te il tuo cervello. Scegli prodotti non confezionati, evita quelli monouso, fai attenzione alle tue abitudini. Non è semplice, ma indovina, ti darà da pensare. Niente plastica nel gelato. Sembra che in questa società ci piaccia consumare. E la roba che ci piace consumare è fatta di plastica o proviene dalla plastica. Ma una volta usata, dove va? Portiamo fuori l'immondizia e la nettezza urbana viene, la prende e la porta via. Dov'è questo via? Non esiste alcun via. Benvenuto, cosa vuole ordinare? Avrei una domanda. Sto provando a non usare confezioni e ho portato il mio piatto e il mio bicchiere. È possibile avere tutto servito lì? Aspetti un secondo. Grazie. Non possiamo. Possiamo darglielo così com'è e lei può rimuoverlo. Prendere il loro cibo dalle loro confezioni e metterlo sul mio piatto è vanificare l'intero scopo. Decido di provare un altro fast food. Non possiamo. Sarebbe contaminazione incrociata. Non possiamo accettare nulla che proviene da fuori. Oh, potete mettere una bevanda nel mio bicchiere? Mi spiace, non posso prendere nulla dallo sportello. Contaminazione incrociata. Non è esattamente vero che non accettano nulla che proviene da fuori. Il nostro denaro lo accettano. Potrebbe essere inquinante. Mi dispiace, non può fare riprese qui. Capisco che devo consumare meno e produrre meno rifiuti, ma la plastica, possiamo solo riciclarla? Nel mio libro mi chiedo spesso se il riciclo stia portando con sé qualche vantaggio, se ne vale la pena, e la risposta è sì, sì, sì. Fa risparmiare enormi quantità di energia a produrre nuovi beni da quelli vecchi, invece di estrarre materie prime dalla terra, trasformarle, trasportarle e spedirle alla discarica. Per ogni secchio di immondizia che svuotiamo, ci sono 71 secchi dell'immondizia generati a monte per produrre quei beni di consumo, e il riciclo riduce quei 71 bidoni a monte. Ho un rapporto di amore e odio con il riciclo. Adoro riciclare, è una specie di droga per me. Ma quello che odio è il fatto che culla le persone e le induce a credere che stiano facendo la differenza. Comprano qualcosa solo perché tanto si può riciclarla, e questo li consola. Molta plastica è difficile da riciclare, perciò parte di essa va a finire in Asia. Navi cariche dei nostri rifiuti li portano lì. E la ragione è che noi non vogliamo trattarli. Sono i rifiuti più sporchi, quelli più difficili da riciclare. Scaricano tutto in una grande area all'aperto e ci sono persone che selezionano, per una paga misera e in condizioni lavorative spaventose, i pezzi di plastica che si possono fondere. Ma la violazione dei diritti umani, i problemi del lavoro, i problemi della tossicità della plastica che si scioglie, per me sono cose che stonano con il concetto del riciclo. Comprate meno cose, questa è la soluzione più semplice. Sarebbe meglio cercare di evitare i prodotti usa e getta. Usate, consumate, sfruttate, oppure fate senza. Se non vi serve, non compratelo. I prodotti di plastica usa e getta sono davvero poco costosi? Se si rompono, basta comprarne altri, ma il punto è questo. Non sono così convenienti. Qualcuno paga sempre, che sia in termini di costo di produzione, di trasporto o per gettarli via. E che dire del costo incalcolabile di quando la plastica si libera nell'ambiente? Chi paga per questo?
Da poco ho scoperto che c'è una marea di rifiuti nel bel mezzo dell'oceano. E molta di questa immondizia è plastica. E il mio primo pensiero è stato: non sono stato io. Ma da dove proviene? L'immondizia si muove sulla terraferma, arriva in un fiume e da lì finisce nell'oceano. Dunque è la nostra plastica quella là fuori. E ce n'è tanta. La gente mi chiede, perché dovrei preoccuparmi dell'oceano? Ovvio, l'oceano regola la vita sulla Terra, determina il clima, le condizioni atmosferiche, contiene la maggior parte delle forme di vita e il 97% dell'acqua della Terra. È il cuore blu del pianeta. Dovremmo avere cura del nostro cuore. È quello che ci dona la vita. Non gettare rifiuti! Abbiamo ancora una possibilità per rendere le cose migliori di come sono. Ma non succederà fino a quando non agiremo e convinceremo altri a fare la stessa cosa. Nessuno è impotente. Tutti possono fare qualcosa. Com'è la situazione della plastica nell'oceano? Negativa, solo già per il fatto che esiste. Ci sono chiare conseguenze ambientali. Oltre 260 specie danneggiate dai detriti di plastica, perché vi si impigliano o li ingeriscono. Siamo passati dal 500.000 di tonnellate di plastica l'anno prodotta negli anni 50 agli oltre 260 milioni di tonnellate di oggi. In pratica, la prima decade del 2000 ha prodotto più plastica di tutto il secolo precedente. E la maggior parte di quel materiale è destinato a finire in una discarica o nell'oceano. Bene ragazzi, tocca a voi! L'80% dei detriti marini proviene dalla terraferma. Tutti gli scarichi portano all'oceano. Noi buttiamo via le cose. Queste finiscono nei tombini, o in un fosso, poi nei ruscelli, nei fiumi, dritte nell'oceano Atlantico o Pacifico. Camilo Beach ha una spiaggia tutta bianca, ma non è affatto sabbia. È soprattutto plastica bianca che ricopre l'arena. A volte arriva a 30 centimetri di spessore. Un momento, sono le Hawaii? Ho visto le foto delle Hawaii. Non è così che dovrebbe essere una spiaggia delle Hawaii. Nell'oceano ce n'è troppa già adesso. E quella che viene portata sulle spiagge è solo una parte di ciò che è a largo. Troviamo soprattutto frammenti di plastica, roba come questi detriti. Arriva tutta da un gyre, la grande chiazza di immondizia del Pacifico. I gyre, vortici oceanici che scombinano gli oceani, sono attualmente 5. Uno nell'Oceano Indiano, 2 nell'Atlantico e 2 nel Pacifico. Il più osservato è quello nella zona del Nord Pacifico subtropicale, altrimenti noto come la grande chiazza di immondizia del Pacifico. Si stima che sia 2 volte il Texas, se non addirittura come gli interi Stati Uniti. Detriti di ogni genere fluttuano in quest'area e qui restano. Il problema è che questi detriti sono fatti di plastica, che non si decompone, ma che al sole si spezzetta in pezzi sempre più piccoli, che le specie marine confondono per cibo. Ma a cosa somiglia questa massa di rifiuti? Andiamo all'Alga Lita, una fondazione di ricerche marine. Qui hanno impiegato oltre 10 anni per studiare la plastica nell'isola dei rifiuti. Non è un'isola galleggiante di immondizia che può essere ripulita o rimossa. È peggio. Sono tonnellate di pezzettini di plastica che galleggiano sotto la superficie dell'acqua. Una zuppa di plastica. Abbiamo trovato più plastica che plancton e il rapporto continua a crescere. Negli anni hanno scoperto che il rapporto plastica-plancton è salito da 6-1 a 40-1. Ciò significa che in alcune parti dell'oceano c'è 40 volte più plastica che cibo. Non va bene. Questo è l'atollo di Midway, un puntino di terra nel mezzo del Pacifico, dove la plastica sta avendo un impatto diretto sul destino degli albatros.
La riserva naturale dell'atollo di Midway è la patria della più numerosa colonia di albatros al mondo. Questi uccelli volano alla ricerca di cibo per tutto il Pacifico. Per questo sono degli ottimi indicatori della salute dell'oceano e di cosa accade là fuori. Negli anni 50, quando morirono i primi albatros, a Midway non c'era plastica. È stato dagli anni 60 che abbiamo cominciato a trovarla. Ogni uccello morto aveva della plastica dentro. Gli albatros affrontano numerose minacce nel corso della loro vita, anche solo per tornare qui e riprodursi. Devono volare per centinaia di chilometri alla ricerca di cibo, sopravvivere per diversi anni al mare. E la plastica nell'ecosistema è solo un ulteriore ostacolo sul loro tragitto verso casa. Tutta questa plastica è stata portata da un albatros adulto e data in pasto ad un esemplare giovane. Abbiamo calcolato quanta plastica viene portata dagli albatros. Sono 5 tonnellate di plastica all'anno. Ogni anno. Quello che sta accadendo a Midway succederà presto in tutto il mondo, se non cambiamo modo di agire. E lui è d'accordo. Ho detto bene, giusto? Non sono solo gli albatros ad avvertire gli effetti della plastica. Oltre 260 specie marine subiscono l'impatto, ingerendola o impigliandosi in essa. Questa balena di 7 metri e mezzo si è arenata su una spiaggia in Australia ed è morta. Il suo stomaco conteneva quasi 2 metri quadrati di plastica. Si stima che la plastica uccida 100.000 animali marini ogni anno. Il numero dei grandi animali marini è diminuito del 90%. Non staranno meglio fino a quando non capiremo come aiutarli. Immaginate se ogni mattina la vostra colazione fosse per metà polistirolo e per metà cereali. In qualche parte dell'oceano c'è così tanta plastica che gli animali ne stanno mangiando troppa. E questo non va bene. Le tartarughe marine sono animali affascinanti, presenti sul nostro pianeta dai tempi dei dinosauri. Ma ora tutte le specie di tartarughe degli Stati Uniti sono a rischio di estinzione. Mangiano quello che trovano. E non troppo tempo fa ciò che trovavano era commestibile, o almeno biodegradabile. Immaginiamo l'aspetto di una busta di plastica che galleggia nell'oceano. Sembra una medusa e molte tartarughe mangiano le meduse. Quando gli scienziati fanno le autopsie sugli animali, scoprono che lo stomaco delle tartarughe è pieno di plastica. Alcune specie di tartarughe marine, come le liuto, potrebbero estinguersi nei prossimi 20 anni. Ogni tartaruga marina morta è un duro colpo. Dobbiamo fare qualcosa per tenerle in vita e conservare sane le popolazioni. Dobbiamo far sì che l'industria riduca il confezionamento delle merci. La quantità di plastica che usiamo per ciascun prodotto monouso che poi viene gettato via costituisce un terzo della plastica che noi consumiamo. Ed è quella l'area in cui fare interventi mirati se vogliamo aiutare a ridurre i problemi di contaminazione dell'ambiente marino. La natura tende a eliminare i problemi e se noi siamo il problema, la natura ci eliminerà. Essere ambientalisti è una questione di autodifesa. Lavoriamo per garantirci la sopravvivenza. La Terra sopravviverà, ma se non sappiamo vivere in armonia con l'ecosistema, noi ci estingueremo. Anche ammettendo che non possiamo ripulire gli oceani, possiamo assicurarci di fare il possibile per non aggiungervi altro. Può metterlo in questo contenitore? Certo. Se la plastica colpisce i nostri oceani, può colpire anche la salute umana? E il nostro bambino? Prendo il pollo ruspante.
Non mi sono mai preoccupato molto degli elementi chimici o delle tossine. Ma quando stai per avere un bambino, cominci davvero a preoccuparti e inizi a guardarti intorno, le cose che hai, le cose per il tuo bambino, ciò che andrà sulla sua pelle e le cose che la gente inizia a regalarti. Non so neanche con quali prodotti chimici siano fatte. Per tutto il giorno siamo esposti a piccolissimi quantitativi di prodotti chimici. Le industrie ci rassicurano, è poca roba. Ma pensiamo all'impatto cumulativo e agli effetti sulla nostra salute. Di base non si richiedono test chimici per gli effetti sulla salute. La legislazione attuale è così debole che l'Agenzia Governativa Ambientale Americana non è riuscita a vietare l'uso dell'amianto. Ci sono 125.000 prodotti chimici registrati in tutto il mondo e pochi sono stati testati per gli effetti sulla salute. Gli europei hanno adottato il programma REACH, in cui i test provano che il prodotto è sicuro. Negli USA è il contrario, se ne deve prima provare la nocività. Elementi chimici innocenti fino a prova contraria. In questo paese. Qui da noi. Sì. Forse non dovremmo permettere che gli agenti chimici abbiano i nostri stessi diritti. Gli agenti che testiamo includono gli ftalati, usati per ammorbidire la plastica, e il bisfenolo A, usato invece per indurirla. Gli ftalati e il bisfenolo A sono entrambi noti per essere nocivi al sistema endocrino, il che significa che disturbano o inibiscono il nostro funzionamento ormonale. Iniziamo dal bisfenolo A, conosciuto come BPA, un estrogeno sintetico. Il bisfenolo è uno dei componenti del policarbonato, la plastica usata per articoli come bottiglie, contenitori per alimenti, attrezzature sportive ed elettronica. Ma aspettate, c'è dell'altro. Eviti la plastica pensando di fare la cosa giusta. Compri qualcosa che viene venduto in un barattolo e scopri che dentro è rivestito con, ma pensa, plastica. E la plastica di questo barattolo contiene bisfenolo A. E quindi si trova anche nelle lattine delle bevande gassate, di birra. E indovinate cos'altro contiene BPA? La lamina del barattolo di latte in polvere per bambini e i biberon. Esatto, i biberon. L'esposizione a dosi anche estremamente basse di bisfenolo A durante il primo periodo di vita, quando cioè i bebè bevono latte in polvere in contatto col bisfenolo A da un biberon fatto con bisfenolo A, può dar vita a molti problemi, tra cui iperattività e difficoltà di apprendimento. La sindrome da deficit di attenzione e iperattività, la DHD, è una manifestazione palese di quel chimico. Abbiamo rilasciato nell'ambiente molti elementi chimici che possono interferire con il modo in cui i nostri bambini si formano, dal momento del concepimento fino a quando nascono, 38 settimane dopo. Non solo dal punto di vista della salute, ma anche nel modo in cui si comportano. Molti scienziati stanno rilevando una varietà di problemi causati dal bisfenolo A ai danni del cervello e dal sistema riproduttivo. Una delle cose che si osservano con il BPA sono i problemi dello sviluppo sessuale. Significa che i nostri ragazzi stanno diventando più femminili e le ragazze più maschili. L'esposizione al BPA viene associata al cancro alla prostata, al cancro al seno, all'ipospadia, alla riduzione degli spermatozoi, a pubertà precoce, fibromi uterini, aborto spontaneo, sindrome da ovaio policistico, obesità, diabete, ADHD e autismo. Attualmente si prevede che un bambino su tre, e in alcuni casi anche un bambino su due, svilupperà il diabete in qualsiasi momento della propria vita. E un bambino su 150 l'autismo. Non è un fatto genetico, perché prima degli anni 70, nella maggior parte dei casi, erano disturbi rari. In più di 200 studi finanziati dal governo, il 92% mostra danni derivati dal BPA. In 20 studi finanziati dalle corporazioni chimiche, lo 0% certifica danni. Una ricerca medica ha trovato tracce di BPA nell'urina del 95% degli adulti testati, raddoppiando il rischio di problemi al cuore e di diabete. Gli scienziati hanno misurato il livello di BPA nel sangue di alcune donne in gravidanza, dimostrando che può alterare lo sviluppo del nascituro. L'American Chemistry Council dichiara che il BPA è sicuro.
Sto chiamando Rob Krebs del Chemistry Council. Sono Rob Krebs. Sì, sono Jeb Barrier del documentario Basta Buste. Del documentario? Le avevo scritto una email. Stiamo girando un documentario. Ok, mi scusi, Jeff. Sono impegnato su un'altra linea in questo momento. D'accordo. Può rimandarmi l'email? Solo come promemoria. Certo, gliela rimando. Grazie. Grazie. Tesoro? Sì, caro? Faccio io i piatti. Grazie. Perché tu sei molto incinta. Abbiamo smesso di comprare alcuni tipi di contenitori di plastica. Una decisione repentina. E abbiamo smesso di riscaldare le cose nella plastica. Gli altri elementi chimici di cui vi parlavo, gli ftalati, sono una famiglia di sostanze chimiche. Gli ftalati si trovano nel polivinilcloruro, altrimenti noto come PVC. Sono plasticizzanti usati per ammorbidire la plastica e vengono adoperati in un'ampia gamma di prodotti, dai pavimenti in vinile fino ai prodotti per la cura personale, fino ai giochi per bambini. Prendiamo una paperella di gomma. Per far sembrare gomma quel materiale così duro, si devono avere all'interno più ftalati di quelli che servono per il polivinil cloruro. Quando un bambino la mette in bocca è come un lecca-lecca di ftalati. Gli ftalati comportano riniti, eczema, asma, allergia, parto prematuro, obesità, sviluppo prematuro del seno, disfunzione tiroidea, resistenza all'insulina, mancanza e diminuzione della motilità degli spermatozoi, diminuzione della distanza anogenitale, ritensione dei testicoli e una ridotta dimensione del pene. Non sono solo le pistole a soffrire, ma anche i nostri proiettili. Negli ultimi anni gli scienziati hanno rilevato che il numero degli spermatozoi è sceso sensibilmente. Paul McCartney lo sapeva già. Ricordate Yesterday? Improvvisamente non sono neanche la metà dell'uomo che ero. Stiamo perdendo infertilità. Anche per questo le nascite sono diminuite. Quello che abbiamo scoperto è che le mamme che subiscono una maggiore esposizione agli ftalati hanno più probabilità di partorire figli maschi affetti da femminilizzazione con disturbi nello sviluppo. Parliamo di livelli di esposizione purtroppo non rari ai giorni nostri. Ci si lava con gli ftalati ogni giorno. Non necessariamente sono indicati sulle etichette, ma se leggete profumo, allora quelli spesso sono ftalati. È un escamotage dell'industria, che così evita di informare il consumatore sugli ingredienti del prodotto. Profumo può significare centinaia di elementi chimici, come anche solo un paio. L'Università di Washington ha testato decine di campioni di urina infantile e ha scoperto che più questi bambini usavano creme, più alto era il loro livello di ftalati. Questi vengono usati nei prodotti per bambini per favorire la permanenza della fragranza sulla pelle. È una notizia scioccante per me ed Anne. Chi non vorrebbe evitare di correre il rischio? Peter Coyote è un attore molto conosciuto. Quello che molti non sanno è che è anche un attivista impegnato. È una delle poche persone in questo paese ad essersi sottoposto a un test che identifica le centinaia di elementi chimici presenti nel corpo. Quando arrivò il risultato, ero scioccato. E poi mi arrabbiai. Nel mio corpo c'erano cose che nemmeno dovrebbero trovarsi in un essere umano. Decido di fare anch'io il test. Voglio vedere quanto il mio livello di BPA e di ftalati aumenti usando prodotti normali che si suppongono essere sicuri. Faccio un test preliminare per capire i miei livelli. Poi passo 2 giorni a casa mangiando cibo in scatola, riscaldandolo al microonde in un contenitore di plastica, usando shampoo, creme, deodoranti. Tutti prodotti che dovrebbero essere sicuri per il mio bambino. Questo posto ha bisogno di un po' di deodorante per ambienti, rinfrescato. Sto per usare uno shampoo per bambini.
tutte cose che la gente usa ogni giorno. La mia ultima cena. Non mangio spesso in questo modo. Non mi sento bene. Alla fine, ripeto il test. Qualunque sia il livello, è reversibile. Non è mai troppo tardi per smettere di ingerire, assorbire o inalare questi prodotti chimici. Ma adesso attendiamo i risultati. Ciao Catherine, sono Jeb Barrier. Ti chiamo dal set del mio documentario, quello sulla plastica. Speravo di ottenere un'intervista con te per parlare del BPA e degli ftalati. Manteniamo in circolazione elementi chimici nonostante le schiaccianti prove scientifiche che arrivano da altri paesi. Il fatto è che ci vengono nascoste le informazioni. Chi permette questo? Forse i nostri governanti. Si suppone che medino fra i bisogni dei cittadini e i bisogni delle aziende. Invece concedono alle aziende ciò che vogliono e chiedono ai cittadini di pagare le bollette. Se non vuoi un veleno mortale nella biosfera, non lo produci. Punto. Fine della storia. Ok, ho i miei risultati. Sono 144 pagine di dati. Ora sono a casa della dottoressa Theo Colborn, ricercatrice di igiene ambientale di fama mondiale. Mi aiuterà a decifrare questi risultati. Davvero interessanti. Iniziamo dal bisfenolo A. Certo. Dunque, i miei livelli di BPA si sono alzati di 110 volte. Sì, sarò sincera. Ti sei avvelenato. Vediamo gli ftalati. Questo è salito di 53 volte. Ok, ora, eccoci. Questo è salito da 2,7 a 143. Se sommi e poi fai la differenza, gli ftalati sono aumentati di circa 11 volte. Se Anne, che è incinta, avesse quei livelli, cosa significherebbe per il bambino? Il bambino potrebbe avere disturbi dello sviluppo, una distanza anogenitale ridotta e forse un pene più piccolo. Accidenti. Sì, sono sempre a disagio quando parlo con persone che stanno per avere figli. È il periodo più critico. Pimento alla nascita. Sì. Non pensi che vi siano abbastanza prove per dire che non si dovrebbero più usare questi prodotti? Assolutamente, non li voglio nel mio corpo. Non li voglio nel corpo della madre di mio figlio. E non li voglio nel mio bambino. Ma ci saranno. Non si tratta di essere contrari alla chimica o alla plastica. Si tratta solo di essere contrari alla plastica nociva, a quella tossica. Quando si arriva al punto in cui diventa una questione di salute pubblica, e questa è una questione importantissima che riguarda l'intera popolazione, deve entrare in gioco il governo. Ma il governo è controllato dalle aziende. Vogliamo una legge che testi le sostanze chimiche prima che queste entrino nei prodotti. Vorremmo poter entrare in un negozio e trovare solo prodotti sicuri per la salute. Abbiamo già perso un'intera generazione e non abbiamo neppure iniziato ad intervenire su queste sostanze. Ammettendo che andare contro le aziende è impossibile e che il governo è troppo lento, quello che non dobbiamo dimenticare è che noi siamo il governo. Siamo noi a influenzare le aziende. Grazie alle grida di protesta di molti genitori, nel 2009 una legge ha bandito 6 tipi di ftalati. E a causa delle richieste dei consumatori, alcuni giocattolifici hanno rimosso dagli scaffali quei prodotti per bambini che contengono BPA. Questo ha portato 6 diversi produttori a eliminare il BPA dai loro biberon. Voglio capire se la gente appoggerebbe una proposta di legge sulle buste di plastica o di carta. Firmerebbe o no? Sulle buste della spesa. Voglio capire se la gente approverebbe una legge, sì, per ridurre il numero di sacchetti. Fare cose in grande. Odio i sacchetti. Ragazzi, voi appoggereste un provvedimento in città? Ricordate che stavamo aspettando un bambino? Bene, sta arrivando. One love.
Eccolo. Ecco qui il vostro bambino. Bene, ho iniziato facendo un documentario sulle buste di plastica. Ma come in ogni viaggio, le cose vanno avanti e si modificano lungo il cammino. Penso che la plastica sia una sostanza incredibile, ma non è pensata per finire negli oceani o nei nostri corpi. E per assicurarsi che io non mi fermassi, Anne è rimasta incinta. Così ora si tratta anche del destino del nostro bambino. Sono uno qualunque. Ma persino le persone qualunque possono apportare cambiamenti. Tutti continuano a chiedermi, io cosa posso fare? Bene, ecco alcune cose che ci sono venute in mente, cose che potete fare anche voi, iniziando oggi, adesso. Riducete il più possibile l'uso dei prodotti usa e getta. Non bevete acqua dalle bottiglie di plastica. Scegliete prodotti poco confezionati. Quando vi serve qualcosa, compratela riciclata. Portate sempre con voi i vostri contenitori. Consumate meno. Ricordate, riducete, riusate e poi riciclate. E cosa ne dite di offrirvi per raccogliere i rifiuti? Ma cosa più importante, potete semplificare la vostra vita. Ripenso a come vivevano i miei nonni. Non avevano tutta questa plastica, eppure non sembravano meno felici. È il momento di cambiare le vostre vite e vivere con meno plastica. Ci vuole un po' di impegno. Guardate, bicchieri in polistirolo. Vade retro. Dobbiamo ripensare alcune abitudini. Dipende tutto dal buon senso. Eccoci, fine di un'odissea, l'inizio di un'altra. Abbiamo deciso di vivere con meno plastica. E voi? Troppa plastica nella vostra vita? Se è così, c'è solo una decisione che potete prendere. Basta buste. Dici che avranno capito? Sei stato chiarissimo. My eye, girl, I never loved one like